In questo video vorrei parlare dell'intuizione, si sente parlare spesso di intuizione, ma se vogliamo anche dire sesto senso, però che cos'è davvero l'intuizione? Allora, l'intuizione è qualcosa che noi tutti intanto possiamo sviluppare. Si sviluppa l'intuizione lasciando da parte la razionalità, perché sono due cose che non vanno d'accordo, non ci azzeccano niente. Si ha un'intuizione quando è casuale, è improvvisa, è come un qualcosa che avviene come il classico lampo di genio, no? Si può avere un'intuizione con un flash, un'immagine, ma la si può anche percepire proprio a livello fisico, no? È una questione di energia, poi alla fine sottile, e si può parlare di intuizione quando si sente nell'aria elettricità, un brivido. Sono tutte sensazioni fisiche che ci possono collegare al fatto che si può trattare di un'intuizione oppure una vocina interiore. Quindi, insomma, sono proprio delle vere spie, se vogliamo, che ci fanno capire delle indicazioni che ci fanno capire che si può trattare di un'intuizione. Come dicevo, è qualcosa che non c'entra nel modo più assoluto con ragionare, quindi con il ragionamento, con la razionalità. Non è fantasia, l'intuizione non è fantasia, non è immaginazione, non è fantasticare, insomma, è qualcosa che si manifesta immediatamente, come dicevo, casualmente, all'improvviso. Possiamo allenare, c'è sempre lei, cioè forse quando mi vede che accendo il telefono viene qui e abbaia. Comunque, quello che è importante, volevo dire questo: possiamo allenare l'intuizione non mi deconcentra. Adesso ho l'intuizione che se continua a fare il video, lei abbaierà. Quindi, insomma, proseguo nella prossima puntata. Ciao, ciao.